Welcome to Console Generation. On the red corner, Andrea Facchinetti. On the blue corner, Raffaele Cinquegrana. On the mic for Back in Time. Siete su Console Generation, Back in Time sta per iniziare. Questo è Marvel vs Capcom 3, Arthur Tem. Console Generation, bentornati a Back in Time in questa puntata 27 settembre 2013. Un saluto dall'Andrea e da Raffaele. Ma che c'è? Ma c'è una new entry, ragazzi. C'è una new entry. Ci abbiamo tra moglie e marito, non mettere il dito, e noi ci mettiamo Paolo Vozzi. Paolo Vozzi, come dice qualcuno, conosciuto. Ciao Paolo. Ciao, come va? Benvenuto nella famiglia di Console Generation. Nella famiglia di Console Generation. Inizia la famiglia. Come avete visto magari su Facebook, Paolo si è unito insieme a noi e potete vedere da dove proviene, che anche lui di videogiochi ne mastica, direi, anche parecchio, Raffaele? Sì, infatti ha anche una certa panza, però non si vede, anche se lo guardate in video la panza non si vede. Assolutamente, si è prestato a nascondersi per quando vedrete magari la puntata su YouTube, ranacchiato qua sotto per non farsi vedere. Paolo, com'è? Sei carico? Ah, moltissimo, guarda, mi fa veramente piacere di poter giocare con voi proprio in tutti i sensi, e devo dire che sono proprio contento perché Back in Time è veramente una bella trasmissione. E ti ringraziamo, non poteva venire in casa nostra e dire a me Back in Time mi fa cagare, ecco, la bella recatina. No, da Paolo non è così. Allora andiamo subito a ricordare che abbiamo ascoltato di Marvel vs Capcom 3 il tema di Arthur, per chi lo ricorda, il protagonista di Ghost and Goblin, Ghosts and Ghost e tutto quello che volete in merito. Ricordiamo velocemente gli indirizzi, perché per scriverci la mail è info.consolegeneration@gmail.com, Twitter @consolegenerati, la pagina di Facebook è appunto Console Generation, per stare vicino a noi. E poi ricordiamo che su iTunes ci sono i podcast per poter scaricare le puntate e abbonarvi gratuitamente. Infine Spreaker, il nostro mezzo di locomozione che ci permette di andare in onda e chattare con voi. E chattare con voi. Chi c'è in chat, Raffaele? In chat abbiamo già i nostri fedelissimi, abbiamo Gabriel Capo, Umberto Gianni, poi abbiamo Advisor Game e poi Fabiana, Valerio e Mancarino. Gabriel, che fine ha fatto Rino? Facci sapere perché ci preoccupiamo.
Anche Fabio però. Ma non è che Rino è attorino? Vabbè, andiamo avanti. Andiamo avanti. Il canale di YouTube... L'avevo detto prima di Back in Time. No, infatti. Ok. Canale di YouTube... Ecco anche Ruggero. Mazzini, anche lui, benissimo. Console Generation IT è la pagina dove su YouTube, canale YouTube. Raffaele, andiamo subito con i saluti, dai. Saluti da Facebook, Pasquale Copax Donato, Vladek Tupikovsky e Elena Bliab... Elena Bellagotti, scusa Elena se non ho pronunciato bene il tuo cognome. E da Spreaker invece si è aggiunto anche il Lenza, che altri non è che Gabriele Polastri di Pro Gamer. Ok, hai capito. Bene, allora abbiamo già celebrato Paolo Vozzi, che è insieme a noi, esperto di videogames. E andiamo a ricordare un paio di cose, Raffaele. Innanzitutto, non perdetevi anche la puntata di settimana prossima, perché l'Andreino è riuscito, in compagnia di Igor di Game Source, che voglio salutare. Igor, ciao caro. Ho provato, ho avuto la fortuna di provare Batman Arkham Origins e Lego Marvel Super Hero, e quindi non ne possiamo parlare purtroppo fino al primo di ottobre. Quindi settimana prossima Back in Time avrà succulente prove, eh? Omertà fino a settimana prossima. Absolute. Grande omertà. E allora direi, Raffaele, che possiamo andare a bombazza con le news. E allora nel frattempo volevo anche salutare Rino, che sta andando a lavoro, ci dice Gabriel. Quindi buon lavoro Rino, poi ascoltaci in podcast, che lo sappiamo che ci segui sempre. Grande. Bene, andiamo con le news. Vai Raffaele. Bene. Sony ha confermato l'esistenza del bundle con PS4, Killzone Shadowfall 2, DualShock 4 e la PlayStation Camera, almeno per il Regno Unito. Questo magari arriverà poi anche da noi. La confezione sembra che sia stata scoperta su Amazon France, perché attenzione, Regno Unito con Amazon France, qui c'erano idee un pochettino confuse. Comunque, è stata ufficializzata da Fergal Gara di Sony UK all'Eurogamer Expo 2013. Il bundle costa praticamente 499€ ed è lo stesso prezzo di una Xbox One nuda und cruda. Esattamente. E dunque, che dire, è un bel bundle alla fine, perché due DualShock della PlayStation Camera magari me ne frega poco, però due DualShock più Killzone alla fine è un bel risparmio. Assolutamente. Paolo, hai già prenotato la tua next gen? O... Sì, ho già, sarò tra quelli che fanno la fila. Per quale? Vogliamo sapere. No, l'ho presa nuda e cruda così. Ma quale? Quindi la... Xbox One, se l'ha presa nuda e cruda. No. La PlayStation 4. Niente. È andata male. Un altro dalla parte di Sony, per il momento. Invece parliamo io sono dalla parte di Sonic, poi. Un'altra notizia, vede, Phil Harrison ha svelato che Xbox One sarà più di un viaggio di 10 anni per Microsoft. Ragazzi, 10 anni una console non è poco, eh. Parlando all'Eurogamer Expo 2013 questo pomeriggio, Harrison ha aggiunto che la piattaforma sarà migliorata e aggiornata nel corso di un'intera decade. Dice, restiamo impegnati per il futuro digitale, inoltre ha affermato l'ex Sony, pur ribadendo che la compagnia di Redmond è grata ai suoi giocatori per il feedback inoltrato dopo la presentazione del 21 maggio. 10 anni di console, dirlo già adesso, ma può darsi, però guardando il passato è tirata. Ma non è tirata, dai, alla fine quelle attuali quanto sono durate? Sette anni. Sì, a me dà un po', mi interiorizza un po' questo, sarà migliorata e aggiornata nel corso di un'intera decada, dipende da che cosa vuol dire. Certamente, però secondo me Microsoft ha dato prova di riuscire a migliorare effettivamente le proprie console, perché con Xbox 360, vi ricordate quando ha introdotto la nuova dashboard, la nuova Xbox Experience, poi diciamo anche con Kinect, anche se poi alla fine non ha avuto il successo, non è stato sicuramente una piattaforma o un add-on che meritasse la nostra attenzione, però alla fine ha portato tante cose nuove rispetto magari a Sony, che ha fatto molto poco dal mio punto di vista, ha fatto PlayStation Home e basta. A me una cosa che mi dà un po' noia è tutti questi lifting che hanno le console da quando nascono, perché ricordiamo con l'Xbox 360, ma la stessa PlayStation 3, che hanno avuto un po' di noia a livello di hardware e poi migliorate. Vabbè, ma lì a livello hardware. No, vabbè, io parlo di hardware, certo. 10 anni di hardware non sono pochi da colmare. Ah no, quello no, sicuramente. Stai attento qui che Ruggeros è un po' incazzato nero con GameStop, perché dice, ma che stupidata è la storia del GameStop che mi ha detto che la mia prenotazione per PS4 me la daranno metà dicembre. Denuncio! Ruggero è veramente arrabbiato, però mi immagino che se uno la prenota per il day one gliela dà la metà dicembre. La voglio day one. Sai com'è? Ma non puoi ritirare la tua caparra o meno e scappi da un'altra parte, magari. Te la cavi.
Andiamo avanti, Raffaele. Andiamo avanti perché parliamo di GTA 5, che secondo VG Charts ha venduto oltre 16 milioni di copie in una settimana. È vergognoso. In una sola settimana. Potente, vergognoso. Allora, rendetevi conto, perché Call of Duty al day one, scusate, Call of Duty è sempre stato considerato il gioco dei record. Sì. GTA 5 al day one ha fatto 11 milioni di unità e 800 milioni di dollari incassati in un solo giorno. E questa è una news, è un dettaglio interessante però. Qua, su che piattaforma ha venduto di più? Uno magari dice su PS3, perché sai, col Blu-ray comunque certo, è un po' più... come dire, non ci sono più dischi, è risultato anche essere un po' migliore, eccetera, eccetera. No, il 55% di copie sono state piazzate su Xbox 360, mentre invece il 45% su PS3. Comunque, in totale, le vendite della prima settimana, alla faccia nostra, 1,15 miliardi di dollari. Non mi ricordo quanto era costato il gioco. Mi 280. Sembra... 260, 280 milioni. Milioni. 1,15 miliardi, non ragazzi, male nel senso buono, veramente mi fa schifo perché veramente. È veramente una roba pazzesca. Vabbè. Comunque fate conto che nel 2008 GTA 4 nello stesso periodo aveva totalizzato 5,7 milioni di unità. Beh, non proprio due noccioline anche quello, però andiamo avanti. Parliamo sempre di GTA, perché un glitch scovato in GTA 5 comporta la scomparsa di auto depositate nei garage del gioco, che vi rubano la macchina anche se non volete. Rockstar ha spiegato di aver ricevuto alcuni report su problemi con auto e garage, particolarmente dopo l'upgrade e il conseguente completamento di una missione, e stiamo ora indagando, dicono. Sfortunatamente non abbiamo una workaround per recuperare le auto scomparse, quindi non c'è il cane da tartufi che va a pizzicare dove sono ste macchine. Il problema potrebbe comparire se guidate il veicolo personale di un altro personaggio. Stiamo cercando un fix per impedire che questo accada in futuro. Mazza che complicazione, oh. Però sappiamo, è un po' così, GTA sarà anche stupendo, fantastico e dei record, però sappiamo che ha sempre avuto qualche noia tecnica, qualche problemuccio, qualche... ma è sempre andato avanti lo stesso, cioè, lo stesso, perché era troppo coinvolgente, troppo figo. Certo, è ironico il fatto che un gioco dove freghi le macchine poi ci siano così tanti problemi perché ti fregano le macchine, ti spariscono dal garage. Sarà stato un Grand Theft Auto Online, ma magari mia, che te le fa sparire. Però attenzione, che Valerio ci dice che GTA 5 non si trova praticamente in nessun negozio di Milano. Pensate un po', è andato a ruba. Andrea, ne parlavamo che sulla pagina di Facebook, che è riuscito a coinvolgere tantissime persone che normalmente non giocano, quindi quasi, diciamo così, il contrapposto del Wii, che aveva coinvolto tanti non giocatori. GTA 5 allo stesso modo, tanti non giocatori arrivano e ci giocano. Sì, mi colpisce molto che va a prendere proprio persone che con i videogiochi non hanno nulla a che fare, quindi fantastico, un fenomeno mediatico incredibile, e io mi tolgo il cappello anche stavolta. Ricordo che sulla pagina di Facebook abbiamo postato un pazzo esaltato russo che va con la moto da cross in metropolitana. Questo, se non è GTA nella realtà, poco ci manca. No, questo è un coglione, non è GTA nella realtà. Questo è un coglione, è quello che sia. Però l'importante è che non ha fatto male a nessuno. Questo almeno è quello che si evince. Andiamo avanti, Raff. Andiamo avanti e parliamo di Activision, perché c'è qualcuno che critica Activision circa la sua povertà di portafoglio. Ormai ha pochi giochi, ci sono soltanto i soliti franchise, eccetera, eccetera. Il buon Eric Hirschberg, che non ho ben chiaro quale sia la sua qualifica all'interno di Activision, comunque dice: credo che finora abbiamo sperimentato più su titoli mobile, ma la nostra strategia è di fare poche cose e farle in maniera eccezionale. Ed effettivamente questa è la verità, però. Sì. Credo che a volte, continua sempre Eric, credo che a volte le persone confondano questa tendenza con la prudenza, eppure abbiamo preso i rischi maggiori in termini di nuovi generi, modelli economici e IP inedite. Il fatto che produciamo pochi titoli non toglie il fatto che ogni nuova cosa porti con sé molti rischi. E un esempio, per esempio, scusa il gioco di parole, è proprio Skylanders. Sì. Perché anche io una volta, quando eravamo al Games Week, sì, dell'anno scorso, avevo incontrato il product manager proprio di Activision e gli avevo fatto questa domanda. Gli ho detto: ma mi sembra che Activision stia perdendo un po' di smalto, prima aveva un sacco di titoli, adesso invece ne ha due o tre. E invece mi aveva citato: guarda che Skylanders ha preso benissimo, e Skylanders effettivamente è stata una nuova IP che sta vendendo tanto. Certo, non vende a casa mia, tua o di Paolo, però cambiamo utenza. Certo. Assolutamente. Invece parliamo di Ubisoft, è tornato a spendersi per la buona riuscita del Wii U. Alan Corr, Executive Director, ha spiegato a CVG che Rayman Legend sta davvero definendo la qualità del Wii U.
Il gioco può davvero mostrare cos'è Wii U, anche se qualcuno l'aveva anche già capito cos'è Wii U, quando si gioca con un secondo schermo sul gamepad. Penso si ottengano alcuni dei momenti più esilaranti mai visti su un videogioco. Questo può essere vero. Pertanto, crediamo che Wii U abbia del vero potenziale e della potenza. Una macchina funziona quando ha grandi contenuti. Sentiamo che Rayman ne sia uno, così come Just Dance, Donkey Kong e Mario da Nintendo. Sì, giusto. Anche la demo di Rayman fa capire che il control pad di Wii U ha senso in quei termini, per avere delle utilizzi un po' particolari. Però dire che sia rivoluzionario, insomma, bisogna un po' provarlo e aspettare ancora un po', direi. Vabbè, ma non è che abbia detto, poverino, non è che ha detto è rivoluzionario, ha detto che può mostrare quello che può fare un Wii U, no, se altro dice sfruttato ad hoc. No, che fa capire cos'è Wii U, l'abbiamo capito cos'è Wii U, non serve il Rayman Legend, però è divertente, sì, dai. Ma, vabbè. Speriamo che comunque questi titoli in uscita riescano a rinobilitare una console che comunque ha sempre fatto dell'innovazione il suo punto di forza, sia nel gameplay che... Questo è vero, però... Non tutte le console Nintendo, purtroppo. Ce ne sono... Il cubo, anche a me piaceva tanto, non ha proprio innovato tanto. Decisamente no. Più che altro il più è che i titoli che mancano si fanno sentire molto di più rispetto a quelli che ci sono. E quindi lì... L'attenza. Capite anche che l'assenza di un GTA su Wii U fa la sua parte. È vero. E invece pensate un po' che Injustice, Gods Among Us, che avevamo anche recensito qualche settimana fa, ormai qualche mese fa. Altro carino, che molto non carino. Uscirà soltanto su PlayStation Vita, ma sembra che arriverà anche su PS4 e Xbox One. Questo andando a spulciare le di classificazione dei videogiochi. Comunque, potrebbe essere l'edizione del gioco comprensiva di numerosi DLC pubblicati dal lancio dello scorso autunno. Ancora non è una notizia confermata. Se dovesse arrivare, tanto di guadagnato. Se non dovesse arrivare, non ne sentirò la mancanza. È un titolo che va benissimo sulle current gen. Non so cosa possono migliorare sulle prossime. Vediamo un attimo. Forse no, ma sulle console portatili invece, secondo me, ha il suo perché. Sì, si parlava anche di una voce PS Vita, appunto, e quindi... Mike Jones di Capcom Vancouver è tornato a parlare del frame rate di Dead Rising 3. Raffaele, io so che ti interessa molto questa cosa. Il frame rate. Esatto, dice, lo stiamo ancora ottimizzando, non è finita. Perché? Domani esce, non vorrei dire. Ha spiegato Jones a Capsule Computer, questa è l'ultima cosa che si fa in genere, lo dicono loro tra l'altro, una volta che è completato il gioco hai tutto il modo di costruirlo, tutte le missioni e il resto solo alla fine si inizia a ottimizzare e alzare il frame rate per le performance. Dice, credetemi quando vi dico che stiamo ancora lavorando, la build mostrata al Tokyo Game Show è vecchia di settimane, abbiamo persone a Vancouver proprio adesso che stanno lavorando fino alle 3 di notte per risolvere quel problema. Chissà se il risultato di questo lavoro sarà accettabile in tempo per il day one del 22 novembre, Raffaele. Io direi che l'abbiamo già detto in passato, sì, qualche zombie meno, qualche esplosione in meno, dai, vai a 60, forza che ce la fai. Ma questi neanche vanno, a 30, devono andare a 60. Mannaggia a te. Secondo me, io Dead Rising personalmente lo apprezzo tantissimo, mi piacerebbe giocarlo su Xbox One, temo un pochettino per questa cosa, magari riusciranno a renderlo un po' meno, diciamo così, scattoso, posto che adesso non è che sia scattosissimo, carità, certo. Dalle perdite di frame, però arrivare a una stabilità, secondo me, ci vuole ancora un po'. Sì, sento aria di slittamento. Senti, addirittura, no, dai, petizione anti-slittamento. Sì, no, dai, Natale lo deve fare. Più che altro magari fanno una patch successiva, come succede con Gran Turismo 6, perché Gran Turismo 6 uscirà, ma poi faranno la patch per l'audio, la patch per l'online, la patch per il patch, la patch del patch. E allora non farlo uscire, aspetta. Comunque, io vorrei dare spazio un attimino ai nostri ascoltatori, perché c'è Advisor Game che ci domanda che cosa ne pensiamo di Yakuza, che è la serie di Sega fatta da Toshihiro Nagoshi. Io personalmente ne ho giocato uno, non mi ricordo neanche qual era, forse se non sbaglio il 3 o il 4, non mi ricordo, no, forse il 3. A me è piaciuto, è una sorta appunto di GTA così, ma il bello è che è ambientato in Giappone, quindi se ti piace il Giappone ha sicuramente diversi punti in più. Il sistema di combattimento non è niente male, devo dire che le missioni secondarie così non sono magari tanto varie, però è molto bello girare appunto per Tokyo e andare a menare duro qua a Yakuza. E poi ci si può perdere alcune quest che possono essere anche banali, tipo le signorine dentro il casino. Riduciamo tutto a quello. No, però dai. Nel combattimento è molto più bello di GTA, perché era molto Virtua Fighter. Esatto, ma d'altronde Sega, Nagoshi, da lì arriva. A bombazza. Quindi.
Bene, bene, bene. Quindi andiamo avanti. Andiamo avanti. Siamo arrivati a Nintendo ancora, Raffaele. Nintendo ha svelato due nuovi bundle per il territorio nipponico. Poi non so perché mi metti questa news qua, ma siamo in Giappone. Ma siamo in Giappone. Ho capito. Va bene, comunque, dicono questi due. Entrambi includono Wii U Premium da 32 GB, sia bianco sia nero. Una sensor bar, naturalmente. Wii Remote Plus e 30 giorni di accesso al karaoke, stando a Go Nintendo. La confezione più economica costerà 32.800 yen, che corrispondono a non so quanto, e comprende New Super Mario Bros. U e Wii Party U. La più costosa, 34.800 yen, può contare sui suddetti contenuti più Wii Fit U e un Wii Fit Meter, ma senza balance board, attenzione. Tutti i giochi saranno preinstallati sul disco rigido della console. 32 giga, quindi quanti E quindi poi 4? Alla fine te ne rimangono pochi. Più che altro non puoi vendere i giochi che ci hanno in bundle. E non puoi toglierli. Understand? No, forse li puoi togliere. L'agenzia di statistica YouGov ha condotto un'indagine per scoprire cosa ne pensano gli inglesi dei videogiochi violenti. E chi se ne frega degli inglesi, però? Perché gli inglesi? I greci. Per il 61% degli intervistati, i videogiochi possono spingere all'aggressività nel mondo reale. Il 57% pensa invece che possano essere un buon modo per sfogare frustrazioni e aggressività. La percezione negativa del medium negativo cresce col salire dell'età dagli intervistati. Insomma, uno di 90 anni pensa assolutamente che va in giro a ammazzare se giochi a Pac-Man, per dire, no? Ma secondo gli analisti la tendenza dovrebbe prendere una piega diversa con la diffusione dei videogiochi su dispositivi mobile e siti internet. Non è da escludere che le preoccupazioni sui videogiochi svaniscano nello stesso modo in cui lo hanno fatto con la musica rock, i fumetti e il radiodrama, con maggiore accettazione di queste forme di intrattenimento. Insomma, i soliti luoghi comuni. Vabbè, io direi che era una notizia che mi faceva un po' ridere, quindi possiamo anche chiudere qui. La lasciamo così, dai, però avanti. Lascia il tempo che tu. Io vorrei chiedere a Paolo invece di fargli un'intervista, ma gli vorrei dire, secondo te, non la violenza, ma perché il 61% degli intervistati dice che provano aggressività e il 57 che sono un buon modo per sfogare le frustrazioni? Perché 61 più 57 non fa 100? Questa è la mia domanda. Perché ci sta altro. Perché c'era una risposta multipla, uno pensa a tutti e due. Raffaele Umberto ci sta scrivendo perché PlayStation 4 esce a febbraio in casa propria, quindi in Giappone, a differenza della prima volta. Questa è una bella domanda. Come mai PlayStation 4 esce a distanza di 3 mesi rispetto all'America? Mai probabilmente successo. All'America e all'Europa. Probabilmente perché il Giappone, ora come ora, non è il mercato più fiorente nei videogame. Quindi Sony, per evitare magari di frammentare un po' troppo la produzione, quindi di avere dei ritardi, di non avere sufficienti console per i due mercati più importanti, allora ha deciso di posticipare in Giappone. Io ci sono rimasto veramente malissimo. Perché sai, Microsoft che lanci dopo in Giappone, loro sono americani e quindi vabbè. Però i giapponesi un po' di meno. E questa è la vera notizia, perché fino a qualche tempo fa non si poteva pensare ad una console non lanciata in Giappone al Day One. Esatto. Una breve, ricordo che alcuni europei viaggiarono in Giappone per acquistarsi PlayStation 2 al primo weekend di lancio, quindi pensate com'era la situazione all'epoca. 800.000 lire dell'epoca. 800.000 lire, ammazzerò. Andiamo, va. Andiamo avanti, Raffaele. Andiamo e parliamo di Heavy Rain e David Cage. Quanto è importante il feedback appunto per David Cage? Chi lo sa? Ci dice David. Se Heavy Rain fosse stato un completo disastro, forse avrei cambiato idea. Ma in realtà provi a non essere troppo influenzato dal feedback perché altrimenti diventi un addetto al marketing. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che lui sì, si fa un pochettino influenzare magari, ma decide sempre di andare sulla sua strada. Questo secondo me è un po' una frecciatina a quello che ha fatto Microsoft, che invece ha ascoltato il feedback degli utenti ed è tornato un po' indietro. Parlo ovviamente di videogiochi. Comunque dice, è come se prendessi una lista di cose che la gente vuole o non vuole e spuntassi questo elenco per provare a farla felice. Non è questo il modo in cui lavoro e non penso che le persone creative possano lavorare così. Gli diamo atto. Giusto. Comunque Heavy Rain è stato un bel titolo, ci è piaciuto, e quindi aspettiamo questo Beyond. E se ne parla ancora a distanza di anni, quindi vuol dire che ha detto qualcosa. Ne abbiamo giocate tante, ma queste sequenze epiche di film storici possiamo dire di aver sperimentato. In prima persona? Boone Calhoun potrebbe essere partito da questo principio per la creazione della Trench Run demo per
Oculus Rift, che Raffaele conosce bene grazie agli amici Roberto e compagnia bella di Game Time, che hanno provato. Pensa un po' che la sequenza segnalata da Rock Paper Shotgun ricrea una delle scene più famose della saga di Star Wars, vale a dire la corsa nel canalone durante l'attacco alla Morte Nera. E provarlo su Oculus Rift deve essere veramente una figata. Che ne pensi di Oculus Rift? Beh, è un esperimento interessante, molto... non lo so, non sono ancora pronto, secondo me, per la realtà virtuale. Sì, però comunque è un esperimento molto interessante. E tra l'altro ho visto il video dell'esperienza ed deve essere stata veramente una figata. Io direi di passare alla bomba della settimana, perché il tempo stringe. Il tempo stringe. Allora, Raffaele, tocca a te, vai. Beh, parliamo ancora di Killzone Shadowfall, perché è una cosa strana. In realtà è una notizia che già era venuta fuori in passato, ovvero che la modalità single player girerà a 30 frame al secondo. Ma come? Ma questo si sapeva già, non ti preoccupare, ma sì. Però in multiplayer, perché so che tu, Andrea, giochi sempre e solo in multiplayer, sì, girerà 15? No, 15, girerà a 60 frame al secondo per gran parte del tempo. Ma come? Questo lo dice Guerrilla Games, che dice: la regione per cui questo accade è complicata. Avere 60... lo vediamo. Avere 60 fps costanti non è meglio che averli per gran parte del tempo. Suona strano, ma è vero. Questo è lui che parla, non sono io che lo dico. Perché solitamente nei momenti in cui il frame rate calerà, o sarete morti, o sarà comunque troppo tardi. Ma che cacchio sta dicendo? Vabbè, comunque. In pratica lui va avanti dicendo: non volevamo fare concessioni grafiche, cioè avere metà della risoluzione, rimuovere la distruttibilità e tutti i vetri, per esempio, eccetera eccetera. Ma a me la cosa che stupisce è: single player 30 frame al secondo, pieno ricco di grafica, multiplayer 60 frame al secondo. Sì, con due stecchini. No, la grafica sarà comunque sempre bella. Avrei scommesso e avrei perso che era 60 frame single player e 30 frame multi, e avrei sbagliato. Avrei voluto 60-60. Senti, però... andiamo con un bel Resident Evil Curiosity. Resident Evil! Era quella la voce originale? No, perché adesso la faccio io. No, abbiamo fatto il sondaggio. Sondaggio? Allora, nel famoso Capcom Bar di Tokyo, e l'abbiamo già menzionato più volte, andando nell'area dedicata a Resident Evil si può degustare qualsiasi tipo di leccornia in maniera un po' schifosa, come forma, a tema. Ma oltre a questo, al centro della sala c'è un imponente render tridimensionale a grandezza naturale di Tyrant. Il modello è stato realizzato con proiettori mapping technology che rendono reale il personaggio, praticamente dentro una teca dove potete ruotare intorno, sedervi a qualsiasi lato e vedete questa gigantografia 3D di Tyrant. Figo, mi piace. Però se abbiamo fatto il sondaggio l'altra volta, perché tu non ti attieni? La democrazia in Italia è morta, il pallone è mio e non gioco più, va bene? Ecco, e quindi andiamo in chiusura. Che cosa c'è come brano? Sempre Marvel vs Capcom 3. Si vede che sono andato a provare un po' di supereroi e sono rimasto influenzato. Magneto è un personaggio che è abbastanza forte, anche direi. È abbastanza fortino. Fortino. Paolaccio, il nostro Paolo Bozzi, detto il Paolaccio, lo imparerete a conoscere prossimamente sulla pagina di Facebook, perché ne dirà di cotte e di crude, e poi sicuramente ancora in video con noi, quindi restate sintonizzati perché c'è un altro pazzoide con noi, Paolo? E non avete visto ancora niente. Benvenuto in mezzo alla banda e condoglianze. Benvenuto in paradiso, e noi invece ci sentiamo sempre venerdì prossimo, 22:30, qui su Console Generation con Back in Time. Ciao da Raffaele. Ciao da Andrea. E ciao da Paolo.
Andata bene questa sera. Sì, belli freschi, si sta proprio bene. Direi. Oh, con questo occhiali poi belli protesi finalmente, anche se c'ho il sole qua. Ah, ma mi sa che c'è qualcuno che non conosce questa lampada. No, decisamente, però la conoscerà bene molto presto. Molto bene, siamo cotti proprio in tutti i sensi.